Vittoria interna al catena per l'Atletico 2000 di Mauro Scaccia, che per la prima giornata del girone C Under 15 Elite batte per 2-1 il Red Tigers di Drago. Palomba e Pierini decisivi, ospite segno con Rizzo, prima chance di marca ospite, palla in verticale, diagonale destro sul fondo, Atletico che va avanti al primo vero tentativo da rimessa laterale da Pare, entra in area e prova a sfondare, palla che esce e tiro di prima intenzione, poi arriva Palomba, destro al bacio e 1-0. Il vantaggio scioglie i padroni di casa, ancora il numero 14 dei padroni di casa dalla distanza, al 19esimo, alto sopra la traversa, poco dopo è da Pare a girarsi e a provare il sinistro sul fondo, Atletico vicino al raddoppio al 35esimo, Gadiani invita Natalini alla conclusione, destro murato, poi parata a terra per Promutico. Infine, poco dopo, ultima chance del primo tempo, Natalini trova ancora attento il portiere ospite tra i pali. Atletico 2000 subito in avanti al quinto della ripresa, Natalini entra in area in dribbling, prova la conclusione, palla che arriva a Pierini che davanti a Promutico non sbaglia, 2-0 e match che sembra virtualmente chiuso. Al sesto il Red Tigers da calcio di punizione colpisce in pieno la traversa, palla che resta in area sospinta in rete da Rizzo, 2-1 ed è tutto di nuovo riaperto. L'Atletico 2000 mostra però maturità, da Pare al tiro al nono minuto, Promutico para in due tempi. Red Tigers che invece va vicino al pari al 12esimo, palla in profondità per il numero 18 Mortellitti, esce Iovino e sventa la minaccia. Red Tigers che si fa vedere anche poco dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla zona defilata di destra del campo, punizione bloccata da Iovino, poi è di nuovo Mortellitti in profondità a tentare la conclusione, spera che termini in diagonale sul fondo. Infine Atletico 2000 pericoloso nel finale, prima azione dalla sinistra del campo con palla per da Pare sinistro che termina in out, poi è lo stesso numero 9 in maglia giallonera a girarsi all'interno dell'area di rigore, palla però alta sopra la traversa, infine recupero e fischio finale.